È stato il Don Giovanni di Mozart, sul libretto di Lorenzo da Ponte, ad anticipare la stagione lirica del Teatro Marrucino di Chieti. Composto nel 1787 e rappresentato lo stesso anno per la prima volta al Teatro Nazionale di Praga, il dramma giocoso in due atti, coprodotto dalla Deputazione Teatrale Teatro Marrucino e dall'Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano, è andato in scena all'Anfiteatro del Parco Archeologico La Civitella di Chieti, su regia di Matteo Sartini, con il maestro Massimo Spadano a dirigere l'orchestra. Lo spettacolo rientra nel progetto speciale Riciclando in Opera, grazie all'allestimento che punta all'ecosostenibilità, con scenografie realizzate interamente con materiali di riciclo, secondo le linee guida dettate dall'Agenda 2030 dell'ONU, che indica la strada dell'ecologia, del riciclo e della sostenibilità anche sul fronte artistico. Tutto giovane il cast degli interpreti, così come quello dei musicisti. A vestire i panni di Don Giovanni, nobile cavaliere con la passione sfrenata per le donne, che pur di conquistarle ricorre a qualsiasi mezzo, inclusi l'inganno e la menzogna, è Angelo Sapienza, seguito dal fedele servitore Leporello, interpretato da Luciano Matarazzo. A intrecciare trame di gelosie, vendette e speranze di redenzione sono gli altri personaggi dell'opera mozartiana. Donna Anna, interpretata da Esge Aluda, che Don Giovanni ha tentato di violentare e a cui ha anche ucciso il padre, il commendatore, il cui ruolo è affidato a Massimiliano Mandozzi. Donna Elvira, ovvero la soprano lancianese Claudia Nicole Calabrese, sedotta e abbandonata. Zerlina, sul palco Giorgia Rastelli, originaria di Canzano, in provincia di Teramo, è invece la contadina corteggiata da Don Giovanni e promessa sposa di Masetto, altro abruzzese del cast, interpretato da Alessandro Pento di Caramanico. Infine Don Ottavio, fidanzato di Donna Anna, interpretato da Pasquale Conticelli. A completare il quadro sono contadine e contadini, servi e suonatori del coro Accademia Alma Vox. Inguaribile, incapace di pentirsi e redimersi, Don Giovanni, infine, precipiterà all'inferno, ingoiato da una grande voragine di fuoco che si aprirà sotto i suoi piedi. Il Don Giovanni di Mozart, coprodotto dal Teatro Marrucino e dall'Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano, anticipa così la stagione lirica del Teatro Marrucino. Si torna a teatro a ottobre con Madama Butterfly di Giacomo Puccini, per proseguire a novembre con Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e finire a dicembre con Don Pasquale di Gaetano Donizetti.